Sì, questa è una ricorrenza che è stata istituita nel 2004 e lo ricordiamo, il 10 di febbraio è il giorno che ricorda il Trattato di Pace di Parigi che è stato siglato nel 1947, quindi si tratta effettivamente di una ricorrenza che l'Italia ha deciso di onorare piuttosto recentemente. Io credo che questo sia un momento, come dicevo prima, importante perché va a segnare un altro tassello importante nella nostra storia insieme alla giornata della memoria della Shoah. E contro tutti quelli che sono stati i totalitarismi, contro le violenze che sono state perpetrate durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi al di là delle strumentazioni politiche io penso che questo sia un giorno particolarmente significativo anche per la nostra collettività qui a Rimini. Tra l'altro siamo qui in un luogo particolare perché siamo proprio al porto di Rimini dove qualche anno fa è stato realizzato questa biblioteca in pietra dall'artista Vittorio D'Augusta proprio per commemorare la tragica strage delle foibe.